Roberto Evaristi, architetto che ha ideato e progettato e seguito anche proprio come ideazione dei lavori questo progetto a San Venerio. Quali sono le caratteristiche principali di questo intervento? Dunque, le caratteristiche principali si possono vedere, sono l'aver frazionato il più possibile la volumetria che si poteva realizzare in tanti corpi che riconducessero più all'idea di casa indipendente o semi-indipendente piuttosto che l'idea di un grosso fabbricato dormitorio, per cui si è cercato di riportare l'idea della casa, dell'alloggio più a misura dell'uomo, quindi che diventassero case riconoscibili immediatamente, un po' per l'aspetto cromatico che è stato determinato proprio dall'aver ridotto in piccoli volumi questo intervento, quindi rendere questo intervento un quartiere che riportasse la volontà della cooperativa di realizzare case per persone che volessero viverci e non solo considerarle come l'elemento ultimo per poter dormire e poi ritornare nella città al lavoro. Quindi questo era l'obiettivo primario, che da un punto di vista architettonico è stato possibile anche grazie all'andamento del terreno, per cui si sono creati dei terrazzamenti e questo ha permesso a tutti i piani terra pertanto di avere un grosso spazio esterno che contribuisce anche questo a rendere la casa più vivibile. Un intervento che ha fatto anche grande attenzione ai materiali utilizzati. Sì, è vero, grazie anche, devo dire, alla cooperativa che ha spinto il tecnico, la progettazione, ad un'attenzione rivolta soprattutto anche ai materiali e alle tecniche costruttive, tanto è vero che in questo intervento abbiamo utilizzato la doppia tecnologia di tamponamento con isolamento interno e anche un ulteriore cappotto sull'esterno, questo per rendere l'involucro molto competitivo con delle performance di tipo energetico molto elevate. Abbiamo utilizzato i pannelli radianti a pavimento piuttosto che i tradizionali radiatori, abbiamo ideato e costruito una centrale termica per ogni blocco edilizio e per finire abbiamo curato particolarmente le finiture, come potete ben vedere, su disegno tutte le ringhiere, su disegno le lampade, quindi abbiamo cercato di dare un'unitarietà a questo intervento, anche grazie alla tecnologia, ma soprattutto alla cura del particolare, all'attenzione del particolare.